risata del signore delle scimmie nel vento, ma proveniva da ovest, oltre la muraglia serpeggiante. Quella era la terra dei Mantid, nemici immortali di tutti i Pandaren. «Non posso farcela», decise Shao Hao. Tremando, l'imperatore si voltò e fece per andarsene. «Dove vai?» chiese una voce. «Ho paura di proseguire», disse l'imperatore. Guardando verso le distese, vide un grande yak nero. «Segui i tuoi piedi», disse lo yak nero. «Essi conoscono la strada». Shao Hao scese dalla muraglia e si avventurò in quello strano reame. Gli sembrava di essere in un incubo. Ciononostante, i suoi piedi lo guidarono. Improvvisamente udì un suono spaventoso. Tre perfidi guerrieri Mantid stavano discutendo su come spartirsi la preda da divorare, il signore delle scimmie. Shao Hao era paralizzato dal terrore, bloccato dall'insidioso Sha della paura. La voce dello Yak giunse a Shao Hao. «Non devi lasciare che la paura ti controlli, mio imperatore. Devi essere tu a controllarla». Shao Hao cercò nuovamente la risposta nella sua terra. I grandi alberi di Kipari delle steppe di Tong Long erano famosi per la loro linfa. In una goccia d'ambra, Shao Hao trovò la risposta. «Non mi farò bloccare dalla paura», proclamò l'imperatore. Shao Hao si scagliò contro l'albero più vicino e gigantesche sfere di linfa cominciarono a cadere. Ora erano i Mantid ad essere paralizzati. Si dibattevano invischiati nella linfa. L'imperatore aveva salvato il suo amico. Mentre fuggivano, il signore delle scimmie fu colto dal dubbio. «Imperatore, non possiamo farcela da soli!» gridò. «Dovresti creare un esercito per annientare i Mantid una volta per tutte!» Libero dai dubbi e padrone delle sue paure, l'imperatore era più fiducioso che mai. «No!» disse Shao Hao. «La tempesta che brucia il cielo arriva anche per i Mantid. L'esercito ci serve per sconfiggere una legione».